non sappiamo. Allora ce lo godiamo e poi dopo. Adesso lo faccio adesso, questo avviso. Per giovedì, per la serata di giovedì, che sono i nostri ragazzi, quindi 11-12 anni, vi volevo avvisare che noi cominceremo puntuali, quindi non faremo il ritardo di questa sera, quindi da cartellone alle 20:30, per le 20:40 iniziamo, perché essendo piccoli poi non possono poi fare tanto tardi. Va bene? Grazie e buon divertimento. Stai
aiutarmi a sentire Cinzia. Da quando quello sei nato, io mi sono letteralmente spaccata dentro per farti da padre, da madre e per procurarci 2 lire per tirare avanti. Finché sei stato una bambina, ho cercato di starti vicino il più possibile. E Dio solo lo sa quante cose ho dovuto rinunciare per guadagnare qualcosa in più. Adesso ho trovato un lavoro più impegnativo perché pensavo di poter contare un po' di più su di te. E invece cosa? Mi ritrovo una ragazzetta che mi fa il volto lungo. Ma chi ti ha detto niente? Fai come ti pare la vita la tua. A me non me ne frega niente. Guarda, io non so proprio che cosa ti abbia preso stasera. Guarda, Cinzia, ma non è che tu pensi che io... Guarda che sono stata per davvero fino a mezz'ora fa in ufficio, eh? Questa è bella. Ma niente, niente. Hai paura che io sia gelosa? Magari che mi vengono in mente chissà quali fantasie morbose. Magari che mi vengono dei complessi. Ah, non ti preoccupare. Lo so che sei stata in ufficio non da qualche ardente amante. Non ce l'hai. Magari l'avessi. Forse saresti meno isterica. Cinzia, ma come ti permetti? Scusami, non volevo. Guarda che sono tua madre e portami rispetto, Cinzia. Ah, infatti ho chiesto scusa. Senti, lasciamo stare. È tardi e siamo stanche. Io sono in quei panni. Se mi hai dato figa e mangiati la cena, va bene? Parto? Ah, è vero, vai a Milano per lavoro.
ci resto 10 giorni. Come vedi, non riesco più. Dai, sarà per un'altra volta. Un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta. A proposito, dopo cena ci dobbiamo organizzare un po' con le consegne. Sì, ho parlato già con la portinaia, con la signora del piano di sopra e con il vicecommissario del piano di sotto. Con il vicecommissario? Pure! Io, madre, mi fai mettere il piantone fuori dalla porta! Ma quale piantone? Ma scusa, starò fuori 10 giorni. Ho chiesto il piacere al dottor Gale di dare un occhio particolare per vedere chi entra. Scusa, abitiamo al di sopra di un commissariato, perché non approfittarne per stare più tranquille? È che a me non piace l'idea di sapere di essere sotto controllo, ecco. E a me non piace l'idea di saperti da sola, ecco. Oh, e meno male che sei tu a volermi mandare in America a studiare per 3 anni. A proposito, ti hanno dato il termine di accettazione per la borsa di studio? Lo sai benissimo, il termine scade questa settimana, però io non ci vado. Dura, eh. Ma santissimo Dio, possibile che tu non ti renda conto dell'occasione che ti si presenta? 3 anni per finire le superiori e fare la preparation school a Boston. Dico Boston, eh? Studierai seriamente, lavorerai giorno e notte per 3 anni, questo è vero. Ma tutto ciò ti dà il passaporto per la tranquillità, vita, eh? Lavorare per 3 anni giorno e notte. Beh, hai un modo tu di aspettare le cose. Mamma, 16 anni. Vorrei pensare anche ad altro per i prossimi 3, oltre che a soddisfare le tue ambizioni represse. Ma guarda che io lo faccio per te. Ah, per me? Spegnendomi la luce per 3 anni. Già adesso ne volume di candele in questa casa. Io non riesco a capire proprio che cosa vuoi dire oggi. Che cosa stai dicendo? Niente. Senti, stasera festeggiamo. Parliamo domani prima che tu parta, per favore. Va bene, dai. Facciamo così. Quando torno dall'ufficio sono sempre un po' stanca, adesso vado di là, mi vado un attimino a cambiare, mi do una rimescata, tu cerca di riscaldare un po' queste meraviglie, pochi minuti.
E tu gli hai detto di sì? Ma sei impazzita? No, io lo volevo mandare a quel paese già da oggi pomeriggio. Ma mi è stato impossibile. Ha una parlantina folle, quasi ti ipnotizza. È riuscito a convincermi in pochi minuti a deve essere un ventone formidabile. Però è stato affascinante parlarci. Avrebbe potuto convincermi che la luna è quadrata. E come no? Conosco bene il tipo. Perché hai detto così? La luna quadrata. Ah! Non lo so. Così tanto per dire una cosa assurda. Perché? Niente. Comunque sei stato divertente. Ma ti pare a te che ho presentato Dimitri porta venire alle 10 di sera. Guarda, ma ti rendi conto che quello potrebbe essere chiunque? Sì. Magari un rapinatore! Oh, uno stupratore! Mamma mia, come c'è! E perché no? Ma di nuovo! Siamo alle solite, sempre tutto nero devi vedere, vero? Tutto è nero, tutto è male, tutto fa schifo, sempre, sempre, sempre! E la vita non fa schifo, non te ne accorgi. Ma ti pare che un rappresentante dalla voce affascinante possa venire qui alle 10 di Ti rendi conto che se continui così andrai a finire male? Ah, io mai peggio di te! Non c'è una volta che tu ti lasci prendere dall'ottimismo e dalla fiducia! Sei una pazza irresponsabile, guarda! A volte mi sembra di sentire tuo padre! Ma mi spieghi come faccio a partire tranquilla domani? Ma per chi mi hai preso? Ma certo che lo so che lì fuori c'è un tetto di ogni tipo, ma ti pare che un rapinatore alto si farebbe annunciare da una telefonata? Ma come non li conosci? È un trucco fin troppo evidente! Ah sì, certo! Prendo a finire un appartamento che sta muro a muro con un commissariato! Lo hai detto tu, te lo sei scelto apposta, perché qui non succede mai niente! E comunque non mi fido! Ah, tu non ti fidi, tu non ridi, tu non vivi mai, mai, mai! Cinzia! Ah, perché non è forse vero? Lo credo bene che ti dimentichi i compleanni, che vai al lavoro a Natale! Non dire così! Sì, te lo dico nel petto. Tu praticamente non vivi! Non dire così! Come se avessi perso tanti anni fa la metà felice di te stessa! Non dire così! No, 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 ti prego, scusami, io non volevo. Ti prego, scusami. Prego, non me lo dire più. No, no, non lo faccio più. Prometto. Dai. Non fare così. Mi fai ricordare. No, niente, dai. Scusami, che stasera non mi sento molto bene. Ti vedo qualcosa? No, no, no. Adesso andate di là, mi do una rinfrescata e vedrai che mi passerà tutto. Un attimo eterno.
Ma dico, non vogliamo così mordere la coda al gatto? Il gatto? Giusto, ragazza mia, giusto, non è il gatto che si morde la coda, ma è il cane. Ma perché si morde la coda? Ma per chiudere il cerchio, no? Lei chi è? Non mi scusi, mademoiselle, non mi sono neanche presentato. Sono il rappresentante stacanovista. Dalle ore 10 lei, principessa, è un'apparizione. Scusi? Chiare, dolci, fresche, acque, quando del fa splendere gli occhi poignanti e fuggiti di amor, cui l'urma amato. Amor, tetto. I tuoi semi sono come dei caprioletti. La prego, se ne vada e sera tardi. No, per carità, John, mai paura di me. Io sono innocuo, sono un po' di Petrarca condito con Dante Leopardi ed uno spruzzo. Direi Salomone, così tanto per rompere il ghiaccio. Dico, ma questa fantomatica mammina c'è o non c'è? Sì. E allora si prepari, noi maestri, venga, venga, venga da voi. Ho qui tutto un campionario di cultura, laurea, allegria e divertimento. Qui un po' di filosofia, qui un po' d'arte. Oh, quattro disegni. Ed un fumetto, è scritto tutto qua dentro. E poi un dizionario molto simpatico di prano, basso, terapia, astrocosmopologica. Una cosa simpaticissima, divertente. Un'ombra gustosa ed impalpabile. Di sesso! Oh, come dite voi? Comunicazione di massa astroterrematica, eh? Internet, no? Ma già mai! Soltanto un libro, o questo, e ancora di più. Attenti questo. A non sentire. Non ascoltare, non limitarti a guardare, ma leggi! Naturalmente i miei. Notevole, però è meglio che ricordi domani, perché... Non è il momento. Non è il momento, giammai, ragazza mia, giammai! Tempus, voti, campe mie! La vita è bellissima, ma è bellissima! E qualunque cosa è buona, perché gusta la tua forma, altrimenti il velo passa. L'occasione è sfonda, e poi sono anni, e anni, e anni, piatti. Complimenti. 30 parole e 5 nomi comuni. Giusto, cara mia, giusto, però comprerai anche tu, detti molto, ma molto bene. Incredibile. Incredibile, corretto, ma che cosa è più incredibile? Un rappresentante di libri che si presenta in una casa alle 10 di sera, una graziosa fanciulla che non botta fuori a calci, oppure un uomo. Ancora, ancora, capace in questi tempi buio, tempora, momones! Mi pare il pagliaccio, senza vergognarsene. No, sono mica tanto d'accordo, è forse improbabile, ma non impossibile. Lascia volare la fantasia, ragazza mia, è nulla ancora. Tu. Potrà mai essere impossibile, suppongo? Corretto. Un altro luogo comune. Detto pur sempre molto bene. Affascinante. Al tempo. Piccola ninfa. Al tempo. Non dire più una parola gratuitamente ad un uomo. Un affascinante detto con quegli occhi può ferire in fondo anche se il tempo tiranno. Potrebbe farmi essere tuo padre. Va bene, prepariamo allora la presentazione dei libri. Colpo di scena. Musica drammatica in sottofondo, ragazza mia, io sono tuo padre. Cosa? Vittorio. Occhi neri,
Giulia, buon compleanno! Scherzetto! Scherzi? Dopo 15 anni ritorni con questa stessa buffonata di parola, ma che ci fai qui? Io non potevo dimenticare una promessa, un gentiluomo da far mio! Giulia, non potevo dimenticare. Lezione in italiano, correva l'anno, ma me lasciamo perdere. Dante, che a 35 anni scriveva la Divina Commedia, e io sul margine del Savigno che scrissi nel mezzo del cammin della tua vita. Oh Giulia, che andrai così sicura, troverai sulla via da me sbarrita. Rosa, rossa, pura. Sapevo che te ne fossi ricordata, anche se sono rilassati in tutte, facciamo due capoli, 22 anni, l'avevo già fatto prima, anche se sono iniziato 5, sì. Allora, 22 anni? 22 anni. Che romantico! Che romantico, Cinzia! Questo è quel grandissimo figlio di buona donna, che a 15 anni ci ha lasciato in mezzo alla strada. Non lo faccio più! Prometto! Ma io non posso credere! Dopo 15 anni ancora con queste tue buffonate, questa ci ride pure e ti dà anche retta! E anche tu ridevi 22 anni fa, cara mia! E marmene in corsa! Maledetta me! Al fatto ti ho dato retta! Non te l'ho fatto a cascarci! Come mi hai fatto scherzare? No, dai, ora ho detto che non ti sei dimenticata di nulla, ti sei dimenticata allora! Hai perso la scommessa! Una scommessa? Sì, una scommessa. E se io fossi stato capace di dimostrarle che la luna era quadrata, lei si sarebbe decisa a stare insieme a me. È una quadrata! Finiamola qui adesso! Ma che finiamola adesso? Adesso comincia tutto! Ma chi è questo? I primi ospiti della festa. Chi? Dunque, ore 10:21 dovrebbe essere... Ma di certo è Mariella! Io ricordo la sorella! Stava sempre a tuo fianco, la compagna tua di Marco! Minuto 22, non può essere che altro il bue! Oh, che grande mangiatore! Anche tu, mangiatore! 22, è un pezzettino, Adriano Zecchettino, professore di italiano senza più un registro in mano e con lui altri docenti, visti adesso! Son po' meno. Ora avanzino le masse, arrivò anche la classe, sono quasi tutti qui, la famosa quinta vita. La marea non puoi fermare, ha lasciato tutti il bar, componenti e conoscenze sono per farti riverenze, e chi ha di più ne metta, c'è una coda lì che aspetta, ma con calma e senza acqua, tanti auguri. Giulia, qui c'è la tua amica! Non ne ho voglia, mandarina. Tu adesso vai dentro e la convinci a venire qui subito. Vai. Vado. Brava. E va bene, stavo preparando l'atmosfera. Arrivo, ecco.